oggi più che mai ha bisogno di sicurezza ambientale ed agroalimentare. A San Benedetto del Tronto l'ex parlamentare cattolico Pierluigi Castagnetti ha incontrato la cittadinanza per discutere sui più attuali temi legati al rapporto fra etica e politica. Giuseppe Buscemi. Dopo decenni di intensa attività politica come autorevole esponente della Democrazia Cristiana e del Partito Popolare a tutti i livelli istituzionali, da consigliere regionale dell'Emilia-Romagna a deputato fino a parlamentare europeo, oggi Pierluigi Castagnetti si definisce osservatore esterno della vita politica e come tale vive e interviene come semplice cittadino al fianco di tutti gli altri cittadini. Invitato a San Benedetto del Tronto dall'Ufficio Cultura della Diocesi, Castagnetti è venuto a parlare e a dibattere del rapporto fra etica e politica, tenendo a mente che la nozione di ecologia integrale sviluppata da Papa Francesco oggi punta a rimettere l'uomo al centro della storia, oltre e ben al di sopra di economia, finanza e altre banali cose temporali. E dunque dobbiamo tornare a questi principi che sono imprescindibili, soprattutto se vogliamo ridare una motivazione, un interesse alle nuove generazioni. Il mondo sta cambiando, sono forse secoli che non si vive una stagione di così grande trasformazione degli equilibri mondiali, delle culture, delle prospettive. E com'è possibile che la politica possa affrontare, gestire, governare questi processi senza un disegno, senza una visione? Oggi 17 gennaio si festeggia Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Numerose le iniziative organizzate in tutta la regione, vediamole.